E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, eccoci qui, sempre su Zombie. Siamo a Buckingham Palace, abbiamo recuperato dopo mille peripezie, oh cazzo, il libro di quel fottuto pazzoide che ci ha chiesto di recuperare perché sta facendo gli esperimenti stranissimi e noi, fottutamente più pazzo di lui, stiamo. Ma che cazzo è? Io apro quasi, ragazzi, sperando di non avere altre sorprese, sinceramente, ma. No, io non ci vado di qui, se non mi perdo. Allora io ci sapevo andare, dovevo andare di qua. Tra l'altro qui. C'è uno zombie qui sotto, però sembrano. Ok, sembra così pericoloso. Nel senso che finché stanno laggiù, qui non si apre, no? Una specie di deposito, non so come arrivarci. E qui c'era la porta del nostro fottuto dottore, con i suoi amici Chip e Chop, che mi hanno fatto venire. Ciao, su piccoli, state buoni. Mamma mia, mi fanno venire i brividi, ragazzi, non vedo l'ora di entrare. Fanculo, veramente. Chiudi di sta cazzo di porta. Oh. Allora, che succederà adesso? Ma sto fottuto è infetto! È infetto il nostro pazzoide! No, ha trovato una specie di cura, ma non tanto forse una cura, qualcosa per rallentare il virus. Vedo che hai trovato il libro di Gessner. Sì, ma chiudi sta cazzo Spero non davvero. ti abbia arrecato disturbo. No, mi Me lo stavano quasi passeresti? ammazzando, testa di cazzo. Cioè, non, nessun disturbo, proprio ci stavamo rimanendo secchi. Mortacci tua. Disgraziato, che cazzo fa? Fammi vedere. Se lo studio per fare cosa? Vuole trovare una cura, secondo me. Gli è venuta un'idea. Ah, aspetta. Ancora una cosa. E chi si muove? Quell'apparecchio è simile a quello che aveva sempre con sé quel soldato Omega. Potresti avvicinarti ed esaminare quell'infetto, per cortesia? Ma tu sei scemo. Scansione completa e analisi, sai, per isolare la ghiandola infetta. Ma che cazzo dici? Ah, devo pigliare questa roba qui, ok. Il corpo umano è Potenziamento affascinante. pad. Benché privo delle funzioni vitali, continua a combattere l'infezione. È incredibile, come pensavo. Uccidi il paziente Prima metti infetto. fine alle sue Oh. sofferenze. Merda, guarda che io Poi non prendi ci una metto tanto. siringa e Sapessi quanti riembrila con gli ne ho anticorpi estratti dalla ammazzati. ghiandola infetta. Non puoi immaginare. Ecco. Ruba. Ottieni viricida. Per riempire la siringa. Che schifo, ragazzi. Ma che vomitevole. Veramente. Che cazzo ce ne facciamo Ora, adesso? la siringa Sì. sintetizzerà un virucida, un veleno praticamente mortale. Solo questo, La guarda. dose basta per un'iniezione, Sì, ma ma io puoi me la riempire porto di nuovo dietro. la siringa Magari mi da pungo un il culo altro da solo, soggetto. guarda. Mamma mia. In cambio, ho bisogno di un favore. Ti pareva, Un cioè. altro libro, Un altro Studium libro. Contagione. Vuole fare una Studio libreria. dell'infezione, Studio scritto da l'infezione. D. È molto raro. Ma so di certo che Ron Friedman ne ha una copia nel suo appartamento di Brick Lane. Guardatemi. Brigand, dove c'era il mercato Ron forse è con uno Brigand? dei corvi, sai. Porca miseria. Va bene, quindi ce ne andiamo a questo punto. Ok, quindi dobbiamo andare a cercare quest'altro libro. Porca miseria. Vediamo, così lo teniamo in salvo questo pazzoide. In salvo, cioè vive in mezzo agli zombie, praticamente li studia. Fottuto pazzo. Oh, finalmente, ragazzi. Oh, finalmente, finalmente, finalmente. Possiamo finalmente tornare al rifugio.
E infatti, vedete, era proprio il mercato di Brick Lane. Dobbiamo tornare di nuovo al mercato, cosa veramente terribile quel postaccio. Io direi per adesso questo è il nostro rifugio. Sì, ritorniamo finalmente da Buckingham Palace. Tutti i sotterranei, tutto Buckingham Palace abbiamo fatto per ritornare al rifugio. Finalmente, ragazzi, così possiamo anche salvare. Anche se questo, voi sapete benissimo, non ci salverà, perché in caso di morte con la modalità che abbiamo scelto di fare insieme, che se moriamo una volta siamo assolutamente fottuti e il gioco finisce qui e la nostra serie finisce. Ho voluto fare un po' questa cosa rischiosa perché mi piaceva l'idea, insomma, di... Ok, questo è il nostro rifugio. Benissimo. Ok, direi subito di La differenza tra riposare. chi perisce e chi sopravvive sta Ah, il tutta nostro nel vecchio grado di amico. preparazione. Guardati in giro, fruga in cerca di provviste, tieni il rifugio ben rifornito e fai ciò che devi. Ok. Allora, abbiamo nel rifugio, possiamo metterci tante cosettine. Uno, la balestra, perché non abbiamo proiettili. Allora, due medikit sono troppi. Io terrei questo piccolo. Il mio fucile con tre colpi non credo che possa essere ritornarci tanto utile. Il molotov la togliamo perché queste due pistole non so perché non ce le fa togliere, secondo me. No, pistola col silenziatore sì. Ok, 20, sono 33 proiettili, quindi significa più o meno la metà, 15 zombie. Perché avete visto 2-3 proiettili, addirittura, forse addirittura 10 zombie. Però 10 zombie, ammazzarne 10 son tanti, eh. Va bene, non possiamo posare nient'altro. Io voglio viaggiare col minimo indispensabile. Perché? Perché troviamo un sacco di roba, ragazzi, questa è la verità. Troviamo un sacco di roba utile. E magari ci portiamo una microfialetta qua. Una piccola coca, perché se ci feriscono non voglio sprecare il nostro medikit, ma usare. Ragazzi, tattici, tattici a palla. Va bene, ragazzi, con questo è veramente tutto. Mujahideen vi ringrazia di essere stati qui con me. Finalmente salviamo e dormiamo. Riprendiamo la prossima puntata proprio per andare al mercato di Berkeley a trovare un altro libro di quel fottuto pazzo. Ciao ciao ragazzi e grazie ancora per essere stati qui con me. Ricordate il pollice in su. Annanna ragazzi. Che figo il mio nuovo zaino, figo proprio. Ciao.